Bytest, parte del gruppo TÜV Sud da fine del 2011, è competence center e polo di eccellenza per tutto ciò che sono i controlli non distruttivi in ambito aerospace. La polivalenza di competenze ci ha permesso di interfacciarci con la pluralità dei mercati, dall'aerospace all'oil and gas all'automotive. Punti di forza e peculiarità di Bytest è la competenza tecnica di eccellenza per tutti i metodi di controllo. In Bytest realizziamo e forniamo impianti di controlli non distruttivi ad ultrasuoni e radiografici. Seguiamo la progettazione dalla fase preliminare, quindi lo studio con il cliente, e realizziamo attorno al particolare che il cliente deve analizzare tutto l'impianto per poi fornire anche il servizio di assistenza post vendita. Quindi realizziamo impianti per controlli particolari metallici oppure materiali compositi. Nel reparto IMPN ci occupiamo di controlli non distruttivi e siamo organizzati in tre reparti separati. Il reparto di controllo pulizia, attraverso la pesatura di filtri e l'applicazione di solventi, permette di verificare il grado di contaminazione dei componenti metallici inviatici dai clienti. Per controllare particolari ferromagnetici in modo superficiale e subsuperficiale utilizziamo il controllo magnetico. Con la creazione di un campo magnetico e l'applicazione di particelle magnetiche fluorescenti siamo in grado di verificare indicazioni e anomalie sia superficiali che subsuperficiali. Il reparto di liquidi penetranti, attraverso l'applicazione di liquidi penetranti fluorescenti, permette per capillarità di verificare le anomalie superficiali dei particolari ferrosi e non ferrosi. Il controllo radiografico è uno dei più classici controlli non distruttivi. Consiste nell'imprimere un'immagine utilizzando una fonte radiogena su un pannello che può essere tradizionale, quindi classica pellicola fotografica, o come negli ultimi tempi digitale con mezzo di CRDR. In Bytest questa attività viene svolta all'interno in due grandi strutture in cemento armato che chiamiamo bunker e in tre cabine che sono progettate e costruite da Bytest stessa, dalla divisione impianti di Bytest. I nostri principali clienti sono nell'ambito dell'oil and gas della General Industries, ma anche nell'ambito aeronautico, dove Bytest vanta una certificazione americana che permette di operare in questo settore. Presso il nostro laboratorio Bytest, a fianco alle prove non distruttive, eseguiamo anche prove meccaniche distruttive, legate a caratterizzare i materiali al fine di verificarne lo stato e la bontà e la resistenza alle caratteristiche meccaniche. Tra le prove distruttive che eseguiamo, abbiamo le maggiori prove che si eseguono nell'ambito meccanico. Abbiamo la prova di trazione, compressione, resilienza e prove di micro e macro durezze. Tutte le prove meccaniche servono a testare la bontà dei materiali al fine di verificarne la loro capacità alla resistenza durante l'utilizzo del particolare. Questi possono essere applicati sia nell'ambito dell'automotive, quindi nel general industrial, o anche nel settore aeronautico. Le prove meccaniche sono anche affiancate da prove di trattamento termico, come la prova Gemini per verificare la tempestività dei materiali, o trattamenti termici di provini per vedere la caratteristica della resistenza alle alte temperature. Bytest, c'è un reparto PNDE, un field abilitato ad eseguire controlli non istruttivi a 360 gradi, ovvero sia controlli ultrasuoni registrati, radiografie digitali, emissioni acustiche, onde guidate. I principali siti in cui operiamo sono petrolchimici, centrali elettriche, fonderie, officine di carpenteria, calderie, navale, centri di ricerca.
Oggi ci troviamo qui a Pont Saint-Martin per fare delle verifiche su condotte forzate con sistema ad ultrasuoni, con il nostro personale specializzato per una verifica integrità e esercibilità della condotta.